non mi sono mai sentito particolarmente speciale. Semplicemente avevo le idee chiare e la mano buona, e i collaboratori migliori del mondo. Se Fabio Taglioni è il genio, il braccio destro ha il nome di Franco Farnè. Meccanico, pilota e collaudatore Ducati già dal dopoguerra, Farnè è l'esecutore materiale delle grandi invenzioni di Taglioni. I due non riescono a immaginare una Ducati fuori dalle competizioni. E nonostante il ritiro obbligato dai circuiti, trovano il modo di proseguire lo sviluppo delle bicilindriche da corsa. Li aiuta il team NCR, un'officina delle meraviglie, che a pochi chilometri dallo stabilimento di Ducati trasforma le moto di produzione in bolidi da gara. Da questo connubio nascono pagine indimenticabili, come le vittorie alla 24 ore del Montjuïc, una delle più impegnative corse di endurance, e il trionfo di Mike Hailwood al Tourist Trophy dell'Isola di Man, davanti a un pubblico entusiasta. Questi ed altri successi alimentano in tutto il mondo il mito delle rosse di Borgo Panigale, dove Taglioni, insieme ai suoi fidati progettisti, è impegnato a rilanciare le Ducati di serie. Con il profumo della vittoria di Hailwood ancora nell'aria, Taglioni lancia l'ennesima rivoluzione progettuale. Le classiche coppie coniche del motore lasciano spazio a una cinghia dentata in gomma. Al posto della consueta culla c'è uno snello telaio a traliccio tubolare. È la Panta 500, una moto incredibilmente leggera, con un'erogazione della potenza mai così fluida. Ma servono le vittorie in gara per renderla una vera Ducati. La consacrazione arriva col debutto della 600 TT2, la prima Ducati da corsa col nuovo motore e il nuovo telaio a traliccio, un'autentica folgore. Entra quasi inosservata nei paddock dei campionati italiani, europei e mondiali e li domina. Inarrestabile, sale di cilindrata a 750 cm3 e con i successi nella categoria TT F1 apre la strada all'egemonia Ducati nel futuro mondiale Superbike. Nel frattempo, la nuova proprietà rafforza l'impegno di Ducati nelle corse. Le rosse entrano in pianta stabile nelle competizioni e non ne usciranno mai più. La lunga scia di successi firmata a Taglioni si chiude con la storica vittoria a Daytona di Marco Lucchinelli, in sella alla 750 F1. 32 anni dopo quel fatidico 1 maggio 1954, Taglioni può considerare la sua missione in Ducati compiuta. Ha progettato moto rivoluzionarie, concepito soluzioni geniali ed esclusive, ha impresso nel DNA di Ducati il gene delle corse, fonte inesauribile di passione e sviluppo tecnologico. Si ritira a vita privata per dedicarsi a tempo pieno alle amate orchidee. Le più stupefacenti tra le opere d'arte della natura, dotate di un fascino particolare e di una bellezza unica. Scientificamente sofisticate ed esteticamente perfette, proprio come le sue Ducati.